Prego, venite a vedere questo appartamento da copertina. Qui vi facciamo notare subito gli abbinamenti di colori e la scelta delle finiture, da questa isola centrale alla cucina, a questa parete che nasconde e rivela spazi adatti per tutte quante le cose. Cominciamo già dalla camera nascosta. Prego. Qui trovate o troviamo camera da letto che riprende gli stessi colori che abbiamo visto in ingresso. In più abbiamo quella che è una cabina armadio nascosta in maniera molto intelligente dietro questa porta, così da avere tutto quanto ordinato e pulito. Proseguendo troviamo quindi l'isola centrale di cui abbiamo accennato prima, sgabelli bianchi, quindi tavolo che fa assolutamente contrasto ma si abbina in maniera perfetta con gli altri colori. Dietro questa porta, di nuovo nascosto oppure integrato perfettamente, abbiamo quello che è l'angolo lavanderia, luci come avete visto che si accendono in automatico. Tornando in zona giorno troviamo l'angolo divano dove rilassarsi, godersi la TV e la vista su quello che potrebbe essere il primo terrazzino dei tre, perché il secondo ce l'abbiamo in camera da letto e il terzo è questo in ingresso da dove siamo arrivati. Vi faccio anche apprezzare una scelta molto interessante di un serramento, quindi completamente in vetro, così vi potete godere la vista aperta sui campi. Zanzariera, quindi possiamo lasciare la porta aperta per far arieggiare e godersi quindi il tramonto, l'alba o tutte quante le belle giornate, proprio come oggi. E poi ci manca un'altra cosa da vedere, che è la zona garage e cantine. Seguitemi. Questa è la chicca dell'appartamento. Qui, per gli amanti dello sport o per chi ha tante cose da mettere, è uno spazio diciamo pressoché infinito, perché generalmente complessivamente sono poco meno di 50 metri. Questa prima parte da usare o come cantina, quindi deposito, oppure come zona palestra, come in questo caso. E poi, per chi ha più di qualche macchina, oppure macchina e moto, o semplicemente amante di motori, sport e sport che appunto occupano spazio, troviamo questo grande garage di oltre 30 metri, capace di alloggiare quindi una moto, la vostra macchina, biciclette e tutti gli sport che volete praticare. Facciamo quindi un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto oggi. Siamo a San Lorenzo, abbiamo un appartamento con una camera da letto rifinito in maniera perfetta. Quindi dai colori alla scelta delle finiture, l'appartamento è da copertina, si tratta solo di essere abitato, quindi portate dentro le vostre cose. Esternamente al piano terra abbiamo quello che può essere posto auto oppure una corte di circa 100 metri. E poi la vera sorpresa è sotto, perché abbiamo poco meno di 50 metri di spazio da usare come palestra, deposito o super garage per qualsiasi vostro veicolo. Se la casa che state cercando ha queste caratteristiche, contattateci per organizzare la vostra visita. Se invece conoscete qualcuno che cerca un immobile simile, gli fate un piacere, gli condividete il video e poi vediamo se gli interessa o no. Continuate a seguirci e iscrivetevi al canale per non perdere le nuove proposte.